Ragazzi, allora spero non si sentano rumori troppo strani, ma qua fuori, letteralmente, se non avessi le tende li vedrei. Ci sono dei tizi, non so chi siano, che devono attaccare dei cavi della telecom, qualcosa del genere. Non lo so, io ho la casa che è praticamente in mezzo a una strada e quindi quando c'è da mettere qualcosa per il paese, lo metto, devono attaccare a casa mia esternamente, letteralmente. E niente, ragazzi, oggi un bel pacco da Shein Home. Io adoro Shein Home, ragazzi. Come vedete, vestiti ne prendo davvero raramente, perché vabbè, io non sono molto interessata ai vestiti in generale, ma Shein Home, cose per la casa, oddio, l'adoro. Ed è un pacco che mi hanno regalato, una collaborazione, ecco, quindi grazie Shein Home per questo pacco. Questa volta, ragazzi, sono delle migliorie per la casa e adesso capirete in che senso. A proposito, ho fatto quel make-up abbastanza completo con il mascara, eccetera, come vi era stato consigliato nei vari video che ho fatto riguardo. Cosa ne dite? Dite che mi si vede? Non lo so. Perché, cioè, a quanto pare con la matita, con l'eyeliner completo che facevo, mi si chiudeva l'occhio. Sembrava piccolo, non lo so. Vabbè. Comunque, bando alle ciance perché sono curiosissima. Mi è arrivato letteralmente mezz'ora fa. Ho finito di mangiare, mi sono preparata e fatto. Allora, partiamo da questi, che sono una cosa super semplice, super facile, non va montata, perché secondo me quasi tutto andrà montato. Non fate rumore, vi prego. E voi direte, ma Erika, potete aspettare che finissero i lavori? No, non posso resistere, devo aprire questo pacco, tanto fortunatamente per ora non c'è tanto casino. Se poi devono, se non ho capito male, trapanare l'asfalto per infilarci sotto dei cavi, quindi non so quanto ci metteranno, quindi o adesso mai più. C'è il porta, cioè questo per metterceli dentro, insomma, e sono sotto bicchieri, ma sono di stoffa, tipo adoro, si vedono tutte le cuciture, sono un sacco carini, e li ho scelti di questi colori molto basic in effetti, ma che stanno bene un po' dappertutto, e ci sono varie fantasie. E io come sotto bicchieri stavo usando, questo lo uso per le foto dello shop, ma io stavo usando questi, che però sono effettivamente letteralmente dei pezzi di legno tagliati e basta, non sono trattati per essere usati come sottobicchieri, quindi si stavano rovinando aprendo, uno si è ammuffito, che schifo. Quindi sottobicchieri, ora ho i sottobicchieri e vai. Poi, tu cosa sei? L'ho già detto tante volte, ma ogni tanto lo ripeto perché è divertente. Il fatto che io non ricordi mai, io non ho la memoria, raga, nel pacchetto Erika memoria non è inclusa, pare. È un po' preoccupante in realtà, ma vabbè. E io non ricordo mai niente, quindi mi ricordo un paio di cose che ho ordinato, ma il resto no. Tipo i sottobicchieri non me li ricordavo. Ah, che bello. È come un pacco di Natale perché non mi ricordo cosa c'era dentro, quindi una sorpresa. Credo di aver capito. Aspetta. Allora, no, non è una spada laser. Ricky, ho detto che non è una spada laser. È una spada laser. Ovviamente vi metterò in questo video o la foto o uno spezzone video in cui vi mostro tutto. Comunque questa è una lampada che va messa per lo più negli angoli perché fa atmosfera. E qui c'è il telecomandino con perché si può scegliere il colore. Probabilmente sempre solo l'arancione. Devo valutare un attimo dove metterla, anche se un paio di idee le ho. E secondo me sarà molto, molto carina perché dà appunto un sacco di atmosfera. Ok, questa qui mi serve per questa scrivania. È questa scatolina con dentro una lampada da tavolo. Adesso ve la faccio vedere. Oddio, vediamo quanto è piccolina più che altro, perché questa confezione è molto piccola. Carina, è arrotolata. Ok, eccola qua. Ha il filo di ferro, tipo. E appunto mi serve perché qui, specialmente quando non c'è tanta luce, quando comincia a tramontare il sole così, non vedo una cippa. E visto che la lampada da tavolo, come si chiama, l'altra che avevo l'ho messa su nell'altra scrivania, me ne serviva una anche qui, ecco, magari se la mettono al contrario. E quindi niente, questa è la piccola lampada che mi serve per lo studio. Va bene, adesso la faccio così, poi la metterò meglio. Qui c'è ovviamente il cavo. Oh mio Dio, allora questi, ma che carini che sono, li adoro. Eccoli qua, questi sono dei, io sono diventata pazza perché stavo cercando proprio una cosa così e li ho trovati solo scrivendo tipo ganci da muro, perché effettivamente sono dei ganci, sì.
ne voglio aprire uno per vederlo. Hanno anche la loro vite apposta. Ok, sono di metallo. Spero che si senta il rumore. È troppo carino. Raga, io sarebbero per il muro. Io li voglio mettere uno nella porta. Nella porta quella che dà sulla strada, quindi sì, probabilmente mi ruberanno quello che ci attaccherò, però va bene, fa lo stesso, io ci provo, perché cioè, letteralmente in America lo fanno tutti, eppure glielo ruberanno anche loro, forse non lo so. Voglio provare a mettere davanti alla porta quella d'ingresso, quella che tra l'altro non usiamo mai, perché non usiamo quella di lato, perché quella è quella che dà sulla strada, per attaccarci le ghirlande, che può essere quella natalizia quando è Natale, ne ho anche un autunnale adesso che potrei metterci. E quindi sì, però questo lo deve fare Nikki con il trapano, quindi... Allora, io questa cosa l'avevo vista già da una notizia che seguo e lo volevo assolutamente anch'io, guardate. Momento che devo togliere un po' di plastica che c'è dappertutto. Allora, vassoietto di legno, è proprio di legno. Dishes, che vuol dire piatti, insomma, stoviglie. Soap. Mi cadrà di sicuro. Queste parti tra l'altro sono di legno, questa è di plastica, e lo voglio mettere da lavello dove laviamo i piatti, appunto per metterci qui il sapone per i piatti e qui quello per le mani, anche perché io mi dimentico sempre di lavarmi le mani prima di cucinare in bagno e quindi lo faccio in cucina con il sapone per i piatti, che per quanto le mani siano ancora perfettamente sane, meglio di no, quindi. E poi sono anche molto carini, mi piacciono tantissimo. Tra l'altro io li volevo prendere su un altro sito che adesso non nomino perché appunto questa è una collaborazione con Shein, un altro sito che tutti conosciamo molto molto famoso e costavano tipo 3 volte ed erano identici. Questo non c'è nessun indizio di cosa sia, lo apriamo subito. Era uno solo, no, avevo capito che era tipo un set da 2, niente, vabbè, colpa mia, devo imparare a leggere. Ecco, allora, quello che ho adesso, il vassoio da doccia che ho adesso è orripilante, anche un pochino arrugginito, quindi ne ho preso un altro. Allora, come si metterà? Non so se li avete mai visti questi qua, che sono di plastica, tipo si toglie la pellicola e si attaccano al muro della doccia per attaccare le cose. Io quando li ho visti ho sempre letto, sì vabbè, ma questi durano 2 giorni e poi si staccano. Una volta invece, anni fa, nella vecchia casa, l'avevo preso per metterci, era tipo copri cellulare, così se uno vuole guardare, non so, dei video durante la doccia, così io quando mi lavo i capelli ci metto sempre un pochettino, quindi un pochino, tipo 10 minuti di puntata di serie TV me li guardavo così. Raga, cioè, a meno che non lo staccate voi, non si staccherà mai più. È fantastica sta roba, l'invenzione della vita, sinceramente. Appunto, vabbè, se ne metterà uno qua, all'angolo appunto, quindi secondo me è più comodo. Ed è molto carino, è di plastica, però è una plastica bella opaca, e quindi esteticamente non è una cosa che la guardate e dite no, ma che bruttino, è molto carino, secondo me, questo. Spero che renda l'idea. E c'è un bel po' di spazio, però se vedo che non mi basta ne prenderò un altro. Molto molto carino, molto comodo, secondo me. Questo, sì, Ricky mi ringrazierà tantissimo per questo. Ovviamente spero che vada bene con i miei sportelli, ma penso che gli sportelli e la cucina siano più o meno tutti della stessa misura. Questo lo appenderò, come vedete nella foto, al mobile della cucina per metterci il burazzo, straccio, quello per asciugare i piatti, insomma. Visto che quello che ho messo, non so se l'avete visto nel video delle decorazioni, lo lascio lì per bellezza. L'altro ce l'abbiamo appoggiato alla sedia che è dietro, quindi non è comodissimo. Così invece ce l'abbiamo davanti, dallo sportello dove c'è il lavandino, ce l'abbiamo lì sotto, comodissimo, secondo me, molto, molto più comodo. E tra l'altro è di un modello che ho sempre fatto apposta per la mia cucina, è veramente simile a quelli che ho io. Al manici tipo degli sportelli, cioè sono molto rovinati per la cucina, però comunque gli somiglia. Oh, questa cosa non è una miglioria per la casa, questa l'ho presa perché la volevo tanto tanto, visto che ho cominciato, non so se avete visto negli altri social, mi sono fissata con un'altra cosa creativa, colorare libri, ma in modo molto carino, con pennarelli super fine, quelli ad alcol che costano male dei soldi, ma raga, un pochino. Ho visto che su Shein ce l'avevano, detto no, cioè non possono comprarlo. Faccio vedere qualche pagina. Oh amore! Tra l'altro questi qui, che sono quelli di Coco Wayo, ne ho già un altro di questo autore, autrice, non lo so. Mi piacciono particolarmente perché oltre ad essere, come vedete, disegni molto carini, hanno le linee molto spesse, come potete vedere. Ed è un bene perché i colori d'alcol
Mamma, quanto sono difficili i pennarelli ad alcol. E sì, quindi adoro, wow, due libri, evviva. Bene ragazzi, grazie mille Shane per queste cose. La mia casa ora è più comoda, perché effettivamente alcune cose sono molto comode, onestamente le ho prese apposta. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Fate un giro su Shane Home, perché c'è veramente di tutto. E noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!